Mama, non mama, ma certo che mama. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video che profuma di primavera. Faremo una cosa davvero bellissima. Dipingeremo con i fiori. Eh sì, avete capito bene. Prima di spostarci però sul piano da lavoro per provare questa tecnica di pittura molto particolare, voglio ricordarvi che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due fantastici libri, una mini collezione di ombretta da avere assolutamente in libreria. Mi raccomando, se siete dei creativi, non può mancare tra i vostri scaffali il ricettario dell'arte per avere tutte le ricette per crearvi i materiali artistici di alto livello a portata di mano. Qui tutte le ricette di come si fanno tutti i colori, proprio di come si creano. Volete un colore d'olio? Qui c'è la ricetta. Volete un acquerello? Volete una gouache? Trovate tutte le ricette, anche dei colori più inusitati, ma anche di materiali, i medium, i materiali per il restauro, le paste modellabili. Veramente un librozzo piano piano di ricette e poi il grande libro del colore, lo scrigno colorato in cui ho conservato tutto il mio sapere sul colore per farvi utilizzare il colore in maniera consapevole sia nella pittura che nella vita di tutti i giorni. Ricordatevi che il colore è il più importante mezzo di comunicazione, quello che vi colpisce immediatamente sia che lo vogliate guardare sia che cerchiate di ignorarlo. È giusto sapere come utilizzarlo, come difendersi e come fruirne correttamente. Qui c'è scritto tutto, in tutte le librerie fisiche ed online, entrambi editi dalla Gribaudo. Ora basta parlare e andiamo a dipingere con i fiori. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per il video di oggi: un martello, un foglio di carta bello spesso. Io sto usando un foglio di carta per acquerelli e dei fiorellini colorati. Iniziamo subito. Tagliamo la nostra carta a mo' di bigliettini. Io da un foglio A4 ricaverò 4 rettangolini, quindi. Creare dei bigliettini stupendi, graffio anche la parte superiore perché voglio proprio che abbiano quella allure proprio antico con la carta tutta strappata come ho fatto sui bordi che ho tagliato, che ho separato a vivo dal resto della carta. E adesso basta, siamo pronti per dipingere. Cosa facciamo? Prendiamo un fiorellino, lo poggiamo qui, così. Prendiamo un foglietto di carta, tagliamo l'eccesso di gambo, poggiamo e semplicemente martelliamo il nostro fiorellino sulla carta. Ok, fatto questo, spiccichiamolo dolcemente. E voilà, non è fighissimo. Adesso voglio provare con la margheritina viola. La metterò qui. Poggio la mia carta. Spiccico dolcemente. Prendo lui, quello rosso. Elimino l'eccesso di gambo, poggio la carta e martello e spiccico dolcemente. Voilà! E adesso lascio asciugare e proseguo a stampare con diversificati fiorellini. Per esempio, ho lui che è bellissimo, grandissimo. Lo metto qua da solo, poggio ben bene i petali, elimino l'eccesso di gambo e lo piego la mia carta e piano piano comincio
E voilà. No, vabbè, che carini. E lo lascio così. E voilà. Adesso lasciamo asciugare ben bene, quindi ad asciugatura ultimata prendo una penna, nel mio caso nera, e semplicemente ripasso così sui petali, ma in maniera così molto disordinata, eh? Poi scrivete una frase tipo for you. Così in maniera molto piccola, casuale, riprendiamo tutti i petali, sia quelli che si sono colorati che anche quelli che non si sono colorati. Voilà. Ora ditemi se non sono dei biglietti unici ed irripetibili. Naturalmente, variando la coloritura dei vostri fiori, io li avevo quasi tutti sul rosso e sul viola, vengono questi colori un po' violacei, ma se usate fiori con più giallo verranno più spinti nel colore, se li usate arancioni verranno fuori altri colori ancora. Sperimentate, per esempio le violette sono perfetti per trasferire il colore fedelissimo del fiore che hanno, ogni colore ha una propria tinta e questi biglietti sono appunto con tinte naturali, bellissimi biglietti da regalare a persone bellissime, potete farne anche dei quadretti, delle composizioni, insomma scegliete voi, io vi ho fatto conoscere la tecnica, ora declinatele nelle mille forme della vostra fantasia, ci vediamo subito dopo le foto, pollice in su se questo video vi è piaciuto, a dopo! Che belli i nostri bigliettini decorativi e che meraviglia il nostro nuovo pennello, amore, dove questa è una tecnica tanto delicata quanto cruenta, devo dire che a veder l'esito finale uno non immaginerebbe mai che ci siamo sfogati ben bene prima di regalare quella decorazione così graziosa. E allora sfogate tutte le vostre frustrazioni sui vostri biglietti, ma create cose aggraziate e deliziose con una tecnica veramente veramente antica. Noi ci scherziamo, ma la tecnica della pressione, dell'usare i coloranti contenuti nella natura, è una delle tecniche più antiche di colorazione esistente. E allora, se questo video vi è piaciuto, disegnatemi tanti
fiorellini tra i commenti, colorate tutta la sezione commenti lasciando tanti fiorellini. Sarebbe bellissimo vedere tutta una pagina colorata di primavera con tanti fiori. Scegliete tra le emoticon con quelle che vi piacciono di più e commentate qua sotto. Io vi aspetto su tutto il mio mondo social, su YouTube con i miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Il primo è un canale di lifestyle, il secondo un canale di cucina che ho insieme al mio inseparabile maritino. E poi vi aspetto su tutto il mondo social di Arte per Te, su Instagram, su TikTok, su Facebook, ma naturalmente vi aspetto sempre qui per un prossimo video creativo. Chissà cosa useremo la prossima volta, forse una motosega? Vedremo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta. Ciao!